Sì, sono d'accordo con lei, l'abbiamo detto ieri e penso che i ragazzi siano stati bravi, abbiamo affrontato secondo me una squadra molto importante, dalla grande qualità, dalla grande organizzazione e i ragazzi sono stati bravi, ma ce la godiamo poche ore e da stasera si incomincia a pensare al Monza, sarà importantissimo il recupero e quindi voltiamo pagina, ci teniamo questa bella partita e faccio i complimenti ai ragazzi, a tutti. E domani si riparte a lavorare. Mister, buonasera, Luigi Di Marzio, il centro. Nella sfortuna, l'infortunio di Rudy, la fortuna di aver trovato un assetto, questo 4-3-3, con i giocatori giusti nel posto giusto. Mi riferisco a Galano e anche a Capone, che Capone finora insomma, è stato un giocatore irriconoscibile rispetto a quello che abbiamo visto nelle passate stagioni. Probabilmente anche questo assetto con questi giocatori che potrebbero tornare utili in questo finale di stagione potrebbe anche aiutarla parecchio, o sbaglio? Io con i ragazzi dal primo giorno ho sempre detto che questa è una squadra che può far tutto e che ho bisogno, avevo bisogno, avrò bisogno della loro disponibilità. E Capone, gli continuo a ripetere che per me è un giocatore fortissimo e purtroppo ci credo più io che lui. E questa è una partita che è stata preparata a video stamattina perché chiaramente con l'infortunio di Drudi sono cambiate tante cose e abbiamo fatto esordire Volta che è appena 7 giorni, forse neanche, che si allena con noi, è da un anno fermo perché l'ultima partita l'ha giocata a luglio e quindi insomma il piano gara penso sia stato buono da parte dei ragazzi e ripeto, purtroppo non abbiamo fatto niente, ma era importante vincere, la squadra ha vinto. Mister, l'ultima poi taccio e le volevo chiedere, il Pescara oggi ha rosicchiato, scusami Andrea, ha rosicchiato un punto dalla zona, alla zona playout e a meno 5, facendo un breve calcolo, per raggiungere i playout servirebbero 12 punti. Adesso sì, doppia trasferta a Brescia, doppia trasferta a Monza e Brescia, cosa si aspetta? Mi aspetto che la squadra continui a lavorare come sta facendo. Prima della gara ci siamo detti che quella di Vicenza era una partita assolutamente da cancellare, che se l'avessimo ripetuta sarebbe finita per noi. E quindi ho puntato soprattutto su un discorso motivazionale agli uomini prima che ai calciatori. E penso che tutti abbiano risposto nella maniera migliore, mettendosi in discussione, assumendosi le proprie e le responsabilità di tutti. E quindi, ripeto, nessuna partita è impossibile in Serie B, conta l'atteggiamento, conta la determinazione, conta il lavoro settimanale. E quindi dobbiamo ripartire da questo e andare a giocarci tutte le partite per vincerle. Sì, come ho detto ieri e l'ho detto anche ai ragazzi, mentre prima continuavo a ripetere che le partite erano importanti e non fondamentali, oggi chiaramente abbiamo visto la realtà da vicino e soprattutto affrontato la realtà. Sapevamo che bisognava vincere, la squadra ha vinto, però ripeto, non abbiamo fatto niente perché la distanza è ancora lunga. Serve l'atteggiamento giusto, andare a Monza con la giusta personalità, soprattutto la voglia di giocarsi le partite, di graffiare, di sporcarsi. La squadra questo doveva fare, questo ha fatto, cercando anche di giocare sulla fase di possesso palla, su quanto avevamo lavorato. Sono stati bravi, ripeto, faccio i complimenti a loro, ma da stasera si riparte con il Monza. Buonasera, mister Valerio De Carolis. Dopo tre indizi, però, diventano una prova perché, mister, con il Pordenone difesa a 4 e non meritavamo il pareggio, meritavamo di vincerla. Stessa cosa con l'Ascoli, abbiamo perso, ma non meritavamo di perderla. Errore con Vicenza giocare in quel modo. Oggi il Pescara torna con il 4-3-3 e fa davvero una grande prestazione. È vero che non è una questione di moduli, di numeri, però, mister, adesso non si può tornare più indietro. Ma io ripeto, conta l'atteggiamento. Con l'Ascoli abbiamo fatto un pessimo primo tempo e giocavamo su un 4-3-3. Eravamo molli, eravamo Bravissimo. poco propensi al sacrificio, al movimento senza palla, alle letture di gioco. A me piace un calcio offensivo ed è chiaro che per giocare con il 3-5-2 devi avere degli esterni che siano giocatori soprattutto bravi a spingere, a creare la superiorità numerica. Questa è una squadra che magari
non ha appieno queste caratteristiche come interpreti, però bisogna trovare un equilibrio, bisognava trovare un equilibrio. Mi dispiace che oggi abbia subito l'ennesimo gol su palla inattiva. Abbiamo cambiato anche quello oggi perché volevo responsabilizzare la squadra fino in fondo, perché nelle precedenti partite rischiavamo troppo, eravamo troppo passivi su queste palle inattive, su questi calci d'angolo. E ripeto, era importante vincere, la squadra l'ha fatto. Mister, buonasera. Buonasera. Salve. Allora, l'impressione che ho avuto, ma penso un po' tutti, lei per primo, è che oggi Pescara sia andato a prendere la partita. Cioè, per la prima volta, forse spalle al muro, non so a livello motivazionale che cosa poi scatta, lei è stato giocatore, ce lo potrà spiegare meglio di tutti. Oggi Pescara è andato a prendersi la partita dal primo minuto. E questa è l'impressione che ha lasciato, ripeto, la partita di oggi. Che cosa è successo? Può darsi oggi, come diceva lei, nello studiare la partita questa mattina o in settimana. Cioè, io ho visto anche chi è entrato, la motivazione di chi è entrato non è quella che c'era stata nelle partite scorse. Penso a Macine, penso a Giannetti, penso insomma, il coinvolgimento della squadra che abbiamo visto oggi e che sicuramente lascia molta fiducia, o comunque che si andrà a lottare. Da cosa è dipeso oggi? Preso da un confronto tosto, duro, ma soprattutto leale subito dopo la partita di Vicenza, perché il Pescara non può essere quello, non può subire le partite e soprattutto aver paura di giocare. Ripeto, non è un discorso di modulo, è un discorso di mentalità, di determinazione, di attaccamento. Oggi la squadra ha fatto bene perché ha voluto soffrire, ha fatto una gara umile nella fase di non possesso palla. Hanno corso tutti, si sono tutti quanti dedicati al soffrire per arrivare al risultato, e quando abbiamo recuperato palla hanno fatto praticamente quello che avevamo visto che si doveva fare, e secondo me lo hanno fatto bene. Ripeto, abbiamo affrontato una squadra molto forte che nelle partite precedenti ha sempre creato grandissimi pericoli, e oggi praticamente i ragazzi sono stati bravi perché li abbiamo molto limitati, ma è stata feroce l'applicazione sulla fase di non possesso palla, e sono stati bravi ad essere concentrati. Ripeto, l'abbiamo preparata stamattina a video perché ieri l'abbiamo accennata, l'abbiamo rifinita stamattina cambiando anche qualcosina, vedendoli, e è il giusto premio per chi ha saputo soffrire, per chi ha voluto essere protagonista e per chi vuole rimanere aggrappato al carro perché ci crede. Questa è una squadra che deve crederci, perché ci sono tutti i presupposti nella rosa per venirne fuori. Maestro, che ha fatto? Maestro ha sentito un piccolo indurimento, e mi sembra l'adduttore. Ripeto, oggi sarà fondamentale soprattutto il recupero, perché siamo veramente contati, e quindi sarà fondamentale che la squadra in questi due giorni faccia un buon lavoro fuori e dentro dal campo. Mister Balzano mercoledì dovrà sottoporsi a Milano intervento al ginocchio, al menisco, quindi la stagione è finita, quindi sarà un giocatore, insomma, sul quale non potrà più contare. Ma chi spera di recuperare per Monza, o meglio, chi potrebbe recuperare? L'unico che potrebbe recuperare, ma a forte rischio, è Gut, ma è difficile il suo recupero, poi per il resto sono tutti giocatori che sono indisponibili, neanche a breve periodo, quindi ripeto, dobbiamo stringerci, dobbiamo capire che il gruppo oggi diventa fondamentale, ed è quello che ho detto il primo giorno che sono arrivato. Magari oggi loro ci credono un po' di più. Mister, ecco, lei ha detto una cosa fondamentale adesso poco fa, il gruppo. Intanto mi correggo, il Pescara è a meno 4, quindi ha recuperato 2 punti sulla zona play-out. Io ho visto una scena oggi pomeriggio nella partita di Cittadella. Il primo che va a festeggiare chi fa gol a Cittadella Odga, adesso Galano, Busellato, insomma, chi ha segnato, il primo ad arrivare è Mirko Valdifiori, un giocatore che lei, per ovvi motivi tattici, non ha preso pochissimo in considerazione. Però è l'emblema di questa squadra che probabilmente si sta anche un po' riaccendendo a livello di motivazioni e di emozioni. Un giocatore della sua caratura vedere fare quelle cose, insomma, da noi che siamo osservatori esterni, da osservatori esterni colpisce un po', nel senso che probabilmente si è riacceso anche un po' l'entusiasmo nella sua squadra. Ma io vi posso assicurare, perché le vedo ogni giorno, questa è una squadra che ha sbagliato, io mi sembra abbia fatto 7 partite, 8 partite.
8 partite, ha sbagliato il primo tempo con l'Ascoli e ha praticamente saltato la partita di Vicenza. Poi, ripeto, li vedo allenare, ci diciamo le cose in maniera dure ma leali da uomini, è una squadra che non ha mai mollato. Chiaramente la vittoria, come in tutti gli sport, è fondamentale perché ti dà autostima, convinzione, e questa non è una situazione facile. Scusate. Quindi li capisco da una parte, ma bisogna spronarli, incoraggiarli, e dobbiamo farlo noi come staff, la società è presente, mi auguro lo facciate anche voi, perché sicuramente avete a cuore le sorti del Pescara, ma questi ragazzi vanno incoraggiati perché il momento non è facile, la stagione sicuramente non è stata facile. Ecco mister, prego. Vi posso assicurare che Machin lo martello non tanto ma di più. Macio sa quello che penso, nel bene e nel male. Oggi sono contento perché è tornato dalla nazionale con grandi motivazioni e me ne accorgo subito. E oggi mi è piaciuta anche la sua esultanza rabbiosa, vogliosa, di chi vuole soffrire, di chi sa di avere qualità in più rispetto agli altri. E mi auguro che resti così, perché sarà un giocatore che per noi sarà determinante, così come Valdifiori, come diceva il suo collega, è un giocatore che in questo momento sta mordendo il freno. Quando sono arrivato non era in condizione, quando l'ho chiamato in causa si è fatto trovare pronto, e oggi ancor di più nella piena difficoltà abbiamo bisogno del gruppo calcio Pescara Calcio. Ecco mister, una cosa, ricollegandomi al suo discorso sulla fase di non possesso, effettivamente oggi è stata determinante. Da sottolineare proprio il grande sacrificio dei due esterni, Galano da una parte e Capone dall'altra, che poi hanno dato qualità anche al gioco. La scelta di schierare, perché noi non ci abbiamo preso la formazione iniziale, abbiamo schierato tutti o più o meno tutti le due punte, no? Seter con Odgar e un trequartista. La motivazione, la ratio di questa decisione, perché il Pisa spingeva, o meglio in teoria avrebbe dovuto spingere molto sulle fasce, poi non si è visto in realtà. Bravissimo. Il Pisa è una squadra che costruisce tantissimo sugli esterni e quindi avevamo bisogno di due giocatori che riuscissero a bloccare inizialmente le loro sortite e poi avessero gamba per ripartire. Ma tutta la squadra, anche i due interni, hanno fatto un grandissimo lavoro. Odegaard fa un lavoro molto sporco, ma poi ha una qualità immensa quando recupera palla. E lo stesso discorso di Busellato, perché loro cercavano sempre questi tre attaccanti, come abbiamo visto stamattina. E i due difensori centrali sono stati bravi a far salire sempre la squadra. I due esterni bassi sono stati bravi a leggere le situazioni, quando allargarsi e quando invece legare con i tre difensori. E, ripeto, la ricetta è questa. Ci vuole sacrificio, spirito, passione, abnegazione, orgoglio, dignità, non so più cosa dire.